categoria, come si dice in gergo, al primo match ufficiale, ovviamente primo turno di Coppa Italia. La vincente affronterà mercoledì prossimo la Virtus Entella a Chiavari. Fischio d'inizio della partita che comincia in questo istante, ovviamente vediamo anche lettura delle formazioni Ternana con Iannarilli in porta, Russo, Diachite, Swagger e Onesti sulla linea difensiva. Onesti, eccolo qua, il numero, vado a calciare direttamente in porta il Toro di Brindisi al quinto minuto del primo tempo. Vediamo, parte vantaggiato, tiro potente, grande parata di Savini, palla mi sembra deviata anche dalla deviata, sì, barriera, ha calzato leggermente la traiettoria. Savini attento, poi Nichetti tenta un gioco di prestigio un po' complicato, Galeandro sul pallone, buco di Diachite, poteva liberare al tiro, intanto attenzione ancora Galeandro in area, Galeandro stavolta bravo Diachite a opporsi, poi ancora Motipo chiude la strada. Il secondo turno si giocherà ovviamente mercoledì prossimo, la vincente di questa partita andrà a Chiavari contro la Virtus Entella. Furlan dalla bandierina, palla a giro, colpo di testa e parata ancora di Cerini, palla ancora in gioco, Furlan è per ora in fuorigioco, fuorigioco di partenza, è il momento del colpo di testa, eccolo in possesso Furlan, Marilungo il velo, vantaggiato lo scambio, dai. Marilungo in area e si allunga leggermente il pallone, riesce a tornare il cross, poi la difesa dell'Albino Leff con qualche difficoltà, bello scambio questo Maurizio al 26esimo tra Marilungo e vantaggiato. Vantaggiato per Trovato cerca lo spazio per il tiro, va Iannarilli, blocca centralmente, conclusione in porta dell'Albino Leff al 24esimo del primo tempo, facile per Tanni per il momento, però allena ancora, sì, non ha una panchina per il momento. Brescia, attenzione Sasha Cori di testa, Iannarilli, ottima parata. Attende, vengono definiti anche blu celesti, ma stasera sono in maglia bianca, quindi divisa fuori della trasferta. Partipilo dal limite, il tiro di Partipilo, diagonale, secco, para Petrungaro. Paghera anticipa pure Russo, ma poi dà questa pallaccia in mezzo dove si inserisce Tomaselli. Attenzione, in contropiede Albino Leff, Tomaselli tutto a destra, entra in area di rigore, Paghera davanti, dentro la conclusione di Gusu che non impatta bene col pallone. L'azione non è finita, il cross di Galeandro para Iannarilli, pericolo scampato questo per la Ternana, poteva essere pericolosa. Qui ha rischiato, eh. Si presenta dello 0-3 a tavolino e del punto di penalizzazione. Intanto perde palla, Partipilo, attenzione, perde il contrasto, Albino Leff dentro, Sasha Cori, il tiro, il gol. Albino Leff in vantaggio al 42esimo del primo tempo, questa azione è una prima non finalizzata, la seconda sì, calcio d'angolo, attenzione, raddoppio, colpo di testa è 2-0 dell'Albino Leffe, direttamente da corner il colpo di testa vincente del numero 5 Canestrelli, difensore centrale che ha girato di testa con un tocco di destro a incrociare sul palo lontano e al 45esimo con Canestrelli di testa direttamente sul calcio d'angolo, quindi Partipilo col sinistro, Furlan qualche metro più indietro, secondo me calcia Partipilo, fischia l'arbitro, va Partipilo morbido, gol! Bel gol della Ternana, accorcia le distanze la formazione rosso-verde, 2-1 il gol di Anthony Partipilo, insomma l'avevamo detto, la posizione Partipilo col sinistro, Furlan qualche metro più indietro, secondo me calcia Partipilo, fischia l'arbitro, va Partipilo morbido, gol! Bel gol della Ternana, accorcia le distanze la formazione rosso-verde, 2-1 il gol di Anthony Partipilo, insomma l'avevamo detto, la posizione. Poi ancora il rilancio in avanti, l'anticipo secco di Diachite. Diachite, palla al piede. Onesti, il controllo di Onesti, crea lo spazio. Onesti, il tiro! E la parata di Savini, lampo di Gabriele Onesti. Bello questo, bella l'azione, bello il tiro.
di Onesti. Il numero 18 Guido Marilungo con il numero 19 Falletti in campo Cesare per Falletti. Marilungo, insomma, Paghera va centrale, Paghera spazio sulla corsa proprio per Onesti, il dribbling a rientrare Onesti, il tiro con il sinistro piazzato bene Savini, altra bella giocata di Gabriele Onesti che sta salendo in cattedra. È un buon centrocampista a dimostrazione che in questa categoria in Serie C di giocatori nei ruoli che ci servono ce ne sono a bizzarri. Nichetti, Galeandro dentro il pallone per Tomaselli, posizione regolare, miracolo di Gianna Rilli, match point gran per l'Albino Leffe, un match gran point, questa partita è ancora lunga, palla sì. Del 3-1 7, Tomaselli. Entra nell'Albino Leffe Gabbianelli per Tomaselli, questa è una buona notizia perché insomma, sì, Tomaselli se ne va è Tomaselli. Stato uno dei migliori in campo, adesso non sappiamo, batte lungo Mondonico ma c'è Swagger. Paghera, l'Adriana ci vuole provare, non ci sta a perdere. Russo avanzatissimo dentro il pallone per Falletti, il tiro di Falletti in diagonale, 31esimo del secondo tempo, e si coprirà un po'. Intanto entra nella Ternana Onesti ed entra Niosi, Onesti, il nostro portiere. Swagger ricomincia da dietro la Ternana, Russo. Siamo gli ultimi assalti della formazione rosso-verde. Russo dentro per Falletti. In area Falletti, si gira il cross, la deviazione del portiere. Poi mette Paghera. Falletti si gira. Russo ancora per Falletti, palla lunga. Falletti riesce a trattenerla, colpo di testa tentato da Iachide. Vediamo se sei buon profeta. Falletti. La palla in area a colpo di testa della difesa dell'Albino Leffe su niente questo episodio. Triplice fischio finale, si chiude qui. Ternana eliminata dalla Coppa Italia. Maurizio.